Buon 2024, amici miei! Per inaugurare quest'anno vorrei parlarvi di due libri, eccoli qui, che non hanno autore, perché l'autore potrà essere tu, potrò essere io, chiunque li consulta, nascono da un'idea di Stefano Giannini che crea un team che fa leva su tutti gli studi più importanti di neuroscienza e crea un'agenda e un diario. Il diario di un nuovo inizio può iniziare in qualunque momento, infatti io non ho resistito e ci sto lavorando già dal 23 dicembre. La prima parte motivazionale è molto interessante, in cui si danno le basi scientifiche di quel che si farà. E poi, ecco, ci sono queste pagine che dobbiamo riempire noi quotidianamente, mattina e sera. La mattina pensando a programmare la giornata, che cosa ci aspettiamo di buono? E la sera domandandoci, ma che cosa è stato bello? Di che cosa dobbiamo essere grati? Perché abituarci a vedere in positivo, e lo dicono tantissimi studi, ormai è nota, ci aiuta a sviluppare tante capacità, tra cui la programmazione, che è l'autodeterminazione. Io non vorrei scomodare Seneca, ma tutto è in mano nostra soltanto se sappiamo autodeterminarci, se sappiamo autoprogrammare quel che vogliamo. E c'è quest'altro strumento che invece crea il tuo anno migliore, un diario, che puoi iniziare quando volete, anch'io infatti non l'ho iniziato prima, che ha un planning, vedete, settimanale. C'è comunque una prima parte molto interessante, motivazionale, ma poi eccolo qui, bene organizzato, con questo utilissimo segnapunti, 10 cose più importanti. Quando farle, perché farle, ci aiuta a essere concentrato. E insomma, avete presente il 365 di Andrea Giuliodoli, che è un prodotto di altissima categoria, ma che costa tanto, costa veramente tanto. E invece qui abbiamo più o meno la stessa struttura, ci sono le sfide, c'è la gioia di ricominciare settimana dopo settimana, mantenendo sempre viva quella voglia di miglioramento e di crescita. Sono prodotti belli, cartacei finalmente, fanno bella figura sulla scrivania, fanno bella figura sempre, sta sembrando Wanda Marchi, in realtà li ho pagati anche cari, però mi stanno piacendo così tanto. Ma avremo una controprova, perché tra i miei obiettivi c'è di non lasciare più nel dimenticatoio tanti libri che negli anni scorsi, in questo passato, ho letto e di cui non vi ho parlato. Se aumenteranno i libri di cui vi parlerò quest'anno, ecco, queste agende di Tu Pensa ci avranno fatto il loro lavoro. Buon anno.